qualche settimana dietro dei giovani sposi del posto hanno fatto richiesta per poter avere qui l'atterraggio di un elicottero perché lo sposo voleva fare una sorpresa alla moglie per portarla dalla chiesa al ristorante. È stata fatta questa richiesta e valutata dal comando della polizia provinciale della mia città, ed è stato ritenuto di poter atterrare questo elicottero in una zona periferica della città, che è all'inizio del Parco Corvino, insomma di una zona abbastanza defilata, ecco, diciamo, della nostra città. È evidente che in quella zona, nel giorno di sabato, viene effettuato il mercato settimanale, quindi nello stesso giorno nel quale si doveva svolgere la cerimonia, nei pressi più o meno di quella zona. Per cui, essendo io stato informato dalla questura, dal comando dei carabinieri di questo, ho immediatamente revocato il provvedimento adottato dal comando dei vigili urbani e gli sposi hanno proceduto a contattare un'area privata vicino al mare, assolutamente in un lido, insomma, vicino all'isola di Cirella, per far atterrare l'elicottero, cosa che è avvenuta con grande gioia di entrambi nella giornata di ieri. Che influenza ha avuto su questo tipo di decisione quello che è successo a Nicotera? Assolutamente nessuna influenza, anche perché io non conosco, se non per quello che si è letto sui giornali, come si sono svolti realmente i fatti in quella città. Sono due giovani questi del posto, due bravissimi giovani di Amante, e è soltanto venuto fuori una possibile pericolosità di un atterraggio in quella zona, e questo mi ha fatto immediatamente revocare l'atto fatto dalla polizia municipale, anche perché l'elicottero è atterrato a 200-300 metri da quel posto, quindi non c'è stato nessunissimo problema da parte degli sposi, quindi assolutamente nessuna attinenza. Alessio Bonpasso per la Cinews 24.